La mia presidenza è stata dal 96 al 98, quindi eravamo in un periodo di grande apertura dei mercati, di quella che poi è stata chiamata l'inizio di quella che è stata poi chiamata la globalizzazione, e quindi questo costituiva una situazione di grandi opportunità da un lato, ma anche di rischi e di necessità di prendere delle misure che consentissero di poter competere con tanti nuovi competitor che stavano venendo fuori. Quindi questo era il punto che riguardava un po' tutte le attività economiche e tutte le attività industriali. Specificamente poi per quello che riguardava le aziende del packaging, c'erano delle problematiche anche specifiche. Credo che forse il maggior problema era che era un periodo in cui c'era un cambiamento anche nelle aziende, perché una nuova generazione stava emergendo, coloro che negli anni 50-60 avevano fatto il grande sviluppo delle aziende del packaging, evidentemente per ragioni anagrafiche anche o per altri motivi anche, stavano uscendo dall'attività che avevano svolto fino a questo momento, e quindi nascevano dei nuovi problemi, delle nuove necessità, soprattutto per quanto riguardava la gestione delle aziende, sia sul piano della gestione proprio aziendale. Teniamo presente che in genere coloro che avevano fatto le maggiori aziende erano molti dei self-made men, erano delle persone che evidentemente avevano gestito in maniera anche molto forte, personale, mentre invece il contesto oggi richiedeva anche delle capacità differenti oltre a queste, ma anche sul piano tecnico. Anche qui ricordiamo che molti di questi personaggi che stavano uscendo un po' dal comune erano stati dei grandi tecnici, dei geniali tecnici alcuni, e quindi non è che i geni si trovano tutti dove si vuole, bisognava anche sul piano tecnico pensare di non affidarsi più alle capacità di una singola persona, ma strutturare anche gli uffici tecnici, eccetera. Io non ero una persona nata nel packaging, io venivo da tutto un altro mondo, ero ormai nel packaging da tempo, da qualche anno, perché avevo assunto la gestione di un'azienda, ero l'amministratore di un'azienda che aveva fra le sue attività anche quella della costruzione di macchine per l'industria del tabacco. Peraltro una delle mie attività negli anni precedenti, più recenti, era stata quella di costruire invece una parte dell'azienda su un'attività di macchine per l'industria alimentare, packaging per l'industria alimentare. Era una diversificazione che avevamo voluto fare, diversificazione che era stata realizzata attraverso un insieme di acquisizioni fatte prevalentemente nel campo del packaging per le bevande, ma anche diciamo per altri cibi, tendenzialmente orientate verso macchine che erano rivolte a clienti che erano nell'industria alimentare. Quindi avevo acquisito, se vuole, una certa conoscenza di questo settore vedendolo un po' dall'esterno, perché evidentemente quando facevo le acquisizioni dovevo valutare molte aziende, conoscere varie aziende, molte di sono state acquisite, altre le ho semplicemente esaminate e poi non è stato fatto nulla, e quindi ho visto, se vogliamo,
non soltanto il bene che c'era dentro queste aziende, ma anche le problematiche che ci potevano essere. E quindi avevo acquisito una conoscenza che mi ha portato a dire che c'erano due necessità fondamentali che aveva questo settore. Uno era l'internazionalizzazione, cioè era stato sempre un approccio di esportazione. Internazionalizzazione è una cosa un po' diversa, diciamo, e il mondo che stava cambiando non richiedeva soltanto qualcuno che gli vendesse le macchine, ma qualcuno che potesse garantire molto di più, tutta una serie di servizi che dovevano essere creati e dovevano essere gestiti. E quindi l'internazionalizzazione non vista semplicemente come export, ma come un'attività che era molto più complessa. L'altro aspetto che avevo visto era appunto la necessità di avere un personale sia manageriale sia tecnico, diciamo, con delle caratteristiche diverse. C'era necessità per tutti di avere una formazione molto più ampia, più rotonda, se vogliamo. C'era quindi necessità di fare un'attività di raffinazione, se vogliamo dire, del management, e dall'altra c'era una necessità di avere invece dei tecnici che fossero capaci non soltanto di affidarsi alle proprie capacità di invenzione o di realizzazione, ma che fossero capaci anche di usare tutte le metodologie nuove che le tecnologie mettevano a disposizione nella produzione delle macchine, nel disegno delle macchine. Fatta questa constatazione, se vuole, io ho cercato da una parte di dedicarmi, ma che ripeto, era un'attività già iniziata, diciamo, al discorso internazionalizzazione, dall'altra al discorso formazione delle persone. Per quello che riguarda l'internazionalizzazione, cercare di creare dei rapporti molto stretti, in particolare con le istituzioni che potevano aiutarci, quindi il Ministero dell'Industria, e l'altro era rapporti con l'ICE, cioè l'Istituto per il Commercio Estero. Quindi abbiamo fatto diverse iniziative e comunque abbiamo cercato di promuovere, diciamo, la nostra industria, far vedere, diciamo, cosa era capace di fare, e che poi, direi, fra l'altro, per la capacità dei nostri imprenditori sono avvenute. Quindi, diciamo, se andavamo a rivendicare qualcosa, avevamo il diritto di farlo. L'altra cosa invece, per quello che riguarda il discorso della formazione, i rapporti principali furono con la Business School dell'Università di Bologna, con la Fondazione Aldini Valeriani e con il Politecnico di Milano successivamente. Ecco, queste collaborazioni hanno dato luogo a dei corsi e delle iniziative varie che sono state fatte. Questa è un'associazione molto partecipata, già allora era molto partecipata, nel senso che non vedevano l'associazione semplicemente come qualche cosa che, non so, ci si vedeva una volta l'anno all'assemblea oppure a una manifestazione, eccetera, ma chiedevano delle cose, diciamo, chiedevano in particolare per tutto quello che riguarda, per esempio, l'attività fieristica, e questa era una ricchezza che è tuttora, credo, sia una proprio delle ricchezze di questa associazione. Io sono stato, diciamo, nel mondo confindustriale e vedo che le associazioni di categorie, ma in particolare questa associazione di categoria, è estremamente partecipata e attiva. Il discorso dei giovani e dei tecnici in particolare, che c'era allora, che non se ne trovavano mai abbastanza di quelle che occorrevano, c'è ancora adesso, sono passati quasi 30 anni, ma, diciamo, è cambiato poco, ahimè, da questo punto di vista. E quindi io credo che ci sia necessità di continuare nel cercare di promuovere al massimo la partecipazione dei giovani alle professioni tecniche. Io credo che questi qui troverebbero facilmente delle attività molto
interessanti, addirittura entusiasmanti, nel mondo del packaging, perché fare le macchine del packaging diciamo, richiede veramente un insieme di capacità molto ampie, molto complesse. Diciamo, le macchine del packaging sono complesse, alcune sono fra le più raffinate macchine che ci sono diciamo, nell'industria manifatturiera. Questo ce lo dobbiamo ricordare.